Salve gamers, sono JS Orochi, rieccomi con un altro video di Bloodborne. Sono la seconda parte di questa mia blind run e riprendiamo subito con il nostro viaggio. Sembra che si vuole alzare, cavolo. Va bene, va. Questa parte qua, sì. Non abbiamo ancora il tempo. Eccoti qua un altro. Mori. Mori. Penso che mi sono fatto già sgamare, penso. Tutto quel il macello. Muori. E questo qua. Ah, un piccolo vecchietto. Oddio. Bastardo! Porca puttana! Pazzo impazzito! Ma è colui che ci ha iniettato quel sangue? Così pare. Bastardo. Miscela di sangue acre. Vediamo. Miscela di sangue maturo. Lasciala per tirare la velve. Ok, bene. Quando la caccia ha avuto inizio, la chiesa della cura ci ha abbandonato, bloccando il grande ponte verso Cathedral Ward, mentre Old Jarnan veniva ridotta in cenere in quella notte illuminata della luna. E i bastardi. Andiamo qui. Si apre? Andiamo qui. Ottimo. Qualcuno. Oh oh. Due. Oh hey! Lester! Questa città è finita. Sì, sì, sì. Non che finché ci sarà io. Frammento di pietra del sangue? Va bene, va bene, va bene, va bene. Per il momento ci sta andando benissimo, direi. Apriamo il cancello? Ok. Torniamo al sogno del cacciatore. Ho bisogno di prendere qualcosa. Va bene. Tomo abbandonato. Rimane sempre là. Fermo? O ferma? Questo qua. Simpaticoni. Sì, voglio prendere il set. Il primo set, il cacciatore di Jarnan. Ok ragazzi, eccoci qua, finalmente. Dopo mezz'ora abbondante potete tranquillamente avere il vostro primo set del cacciatore di Jarnan. E questo è il set che noi tutti quanti conosciamo. Quello che si vede nel trailer del gioco o in pratica o anche nella copertina. Eccolo qua. È molto figo. Vediamo. È aperto. Quello lì? Ah, tu devi essere il nuovo cacciatore. Benvenuto nel sogno del cacciatore. Ora questa è la tua casa. Io sono German, amico dei cacciatori. Di sicuro ora provi confusione. Cerca di non pensare troppo all'accaduto. Vai là fuori e abbatti qualche belva.
è per il tuo bene. Sai, è questo ciò che fanno i cacciatori. Ti ci abituerai. Un tempo questo luogo era sicuro per i cacciatori. Un'officina dove i cacciatori rinforzavano armi e carni con il sangue. Non abbiamo tanti strumenti come un tempo, ma puoi usare tutto quello che trovi. Anche l'automa, se ti facesse piacere. Anche l'automa? Però se l'automa è lì inerme, non si muove proprio. Ok, in pratica sarebbe questo qua come la nostra specie di officina, dove noi possiamo fare tantissime cose. Per sfuggire dal terribile sogno di questo cacciatore, ferma il contagio delle belve o la notte proseguirà in eterno. In pratica è questa la nostra missione. Manca l'attrezzo dell'officina necessaria per questa attività. Ok, qui. Oh, va bene. Qua si possono rinforzare le armi o riparare. Qua non c'è bisogno. Anaglia? Possiamo ripararlo? Anaglia, ok. Rinforziamo. Ne ho 5 frammenti di pietra del sangue e per potenziare la maniglia dentata ci vogliono 3 frammenti, quindi noi potenziamo. Ah, ci voleva uno per potenziare la pistola, però vabbè, dai, potenzieremo più in là. Deposito. Metti gli oggetti di deposito oppure prendi gli oggetti già depositati. Ok, va bene. Il nostro, insomma, baule. Che cazzo è successo? Dai, libri. Che macello abbiamo fatto. Va bene. Lapide del risveglio. Tutti, quante lapidi? Mamma mia. Vabbè. Prendiamo qualcosina qua? Che ci può essere utile. Va bene. Allora torniamo. Va bene, noi siamo tornati qua. Quindi noi proseguiamo a Giardino Centrale. Mori. Ancora vivo questo? Sì, è ancora vivo! Bastardo! Ok. Ci manca soltanto una zona da affrontare. Sono dietro, non ho intenzione di combattere. Tiriamo questo bastardello. Vieni qua. Muori. Oh, quanto macello che fate! Un po' la telecamera, un po' ballerina, cavolo. Sempre il solito problema con la saga Souls. E noi
andiamo avanti. Vediamo noi due. Stunato. Fa veramente impressione questo. Non ti cazzare. Sembra un po' una via di mezzo fra il demone Toro e un po' Manus. Mamma mia che botta. Wow. Ah. No, ho sbagliato il tasto. Mi ha preso! Bastardo! Bastardo! Una volta! Wow! Pure in faccia! Mi ha parlato è utile pure in faccia, cavolo! Madonna mia! Non mi devo innervosire! Fai male. Au. Donna mia, non mi lascia il tempo neanche di schivare. Bastardo. Devi morire. Ah! Sta telecamera, cazzo. Tranquillo Roshi, tranquillo. Fuori! Un altro stun. Vieni!
Calma, calma. Scappa, scappa, non andare là. Oh, schiva. Vieni, prendi. Un'altra stone. Vieni, merda. Prendi, uccisa. Yeah, ragazzi. E stai male cacciatore con le spada. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Prendetele il mercurio. Bisogna stare molto, molto attenti perché è un boss molto imprevedibile. Non si sta mai fermi con i pugni. Salta sempre. Bisogna sempre focusarlo, ragazzi, e fare gli strike. Cioè, insomma, fare delle scatti avanti, indietro o ai lati per poter evitare facilmente i colpi. Quindi noi torniamo verso il sogno del cacciatore. Accendiamola, ovviamente, la lanterna. Bene, 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 bene. Vabbè, ragazzi, penso che per il momento mi fermo qui. Poi, come avete ben notato, ho molta esperienza in questo gioco, perché sì, mi è capitato di giocare parecchi mesi fa indietro l'alfa di questo gioco, quindi più o meno sapevo cosa era il boss precedente, insomma, la bestia chierica. Beh, ragazzi, è stato molto eccitante, molto divertente, è veramente assurdo questo gioco. Ne è valsa la pena prendere proprio la PlayStation 4 per comprarsi questo gioco. Sì, sono un pazzo. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video. Ragazzi, voglio ribadire un'altra cosa. Spero, mi auguro di non trovare gli spoiler o dei commenti, cioè dei spoiler sotto i commenti, perché ovviamente rovinerebbe un po' l'atmosfera a tutti. Quindi cerchiamo di tenere un po' a bada con i commenti. Magari c'è qualche consiglio di qua e là, però non cerchiamo di andare oltre, va bene? Con questo è tutto, ragazzi, ci vediamo magari al prossimo video, gamers. See you!